Ciao. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo fantastico video. Io sono Elisa e fine della presentazione. Allora, non so come mai, però oggi, ma anche ieri, non mi sento molto bene. Cioè, non sono successe delle cose chissà quanto impegnative o chissà quanto gravi, cioè non è successo niente di tutto questo. E poi sono andata a farmi il tatuaggio, che è stato bello, cioè è ovvio mi ha fatto male, però è stato bello come cosa. Via piccione, vai via. Perché io abbia questo sentimento, diciamo, questo sentimento depresso, che cioè, non è depressione che sono triste. Cioè, perché non sono triste, anzi sono felice. Il punto è che mi sento tipo vuota. Cioè, è come se fossi un contenitore che dentro non contengo nulla, però. Quindi un contenitore vuoto. Come se non sentissi niente, perché effettivamente è come se non provassi niente in questi giorni. E sto ancora capendo perché. Perché di quello che è successo non è che sia. Non è che sia successo niente, chissà che cosa, insomma. Chi lo sa, i misteri della vita. Vabbè, ci vediamo al prossimo aggiornamento. Ciao! Ciao, rieccoci qua. Sono appena stata a un bar e ho fatto colazione perché non avevo fatto colazione stamattina perché non ero proprio, diciamo, dell'umore per fare colazione. E quindi ho portato le cose, mi sono messa a scrivere al bar, ai tavolini del bar, quindi è stato bellissimo. E adesso torniamo a casa. Mi sento già meglio. Il punto è che oggi mi devo fare la doccia, devo scrivere un progetto, devo studiare per le lezioni per i bambini. Quindi comunque devo fare un sacco di cose. E le lezioni cominceranno lunedì. Quindi se non studio oggi è la fine. E quindi spero di avere tutti, diciamo, tutte le energie necessarie. Per ora, diciamo, la giornata è cominciata male, ma sta andando avanti bene. Quindi, andiamo avanti. Ciao, adesso sono appena tornata a casa e continuerò a fare il lavoro che dicevo appunto in macchina.
E ho capito una cosa, che praticamente il mio disturbo mi porta ad avere un umore fragile comunque, che quindi tende a vagare, diciamo, tra un umore più allegro, un umore più alto e positivo, a un umore più negativo e basso. Praticamente con la mia psicologa sto facendo un lavoro molto bello sulle emozioni, sull'inquadramento, inquadramento, non so come si dica, sì, sull'inquadramento delle emozioni. In questo modo per me sarà più facile e, appunto capire quale emozione sto provando, cioè mi sto esercitando proprio su questo. In questo dato momento, cosa è successo prima? Innanzitutto che io provassi questa emozione, poi che cos'è questa emozione? Rabbia, tristezza, gioia, dispiacere, ansia? Inquadriamo l'emozione. Poi che pensiero ho fatto in quel momento preciso quando ho sentito l'emozione? E poi quali sono i sintomi fisici che io ho sentito nel momento in cui ho provato l'emozione? Che ne so? Tremori, brividi, sensazione di caldo, sensazione di freddo, nausea, blocco allo stomaco, cose del genere. E ci vediamo ad un prossimo fantastico video. Ciao! Ciao!